Ciao ragazze, oggi vi mostrerò come potete scalare i capelli mossi. Ho già fatto dei video tutorial che riguardano il taglio e la scalatura, ma questa scalatura nello specifico riguarda più i capelli mossi. Diciamo che con questo tipo di tecnica che vedrete oggi riuscite ad ottenere una scalatura più rotonda, dalla forma più voluminosa, soprattutto nelle zone laterali, quindi adatta a quelle persone che amano il volume, ma che soprattutto hanno i capelli mossi. Direi che per i ricci non è l'ideale, perché il capello riccio con questa tecnica che sto utilizzando assumerebbe una forma veramente molto rotonda, quindi è ideale nel caso in cui vogliate una forma molto rotonda, ma dato che so che spesso le ricce non vogliono una forma esplosiva, questo tipo di scalatura non è adatta a quel tipo di riccio di capello. Ricordo sempre che questi non sono dei videocorsi per gli addetti ai lavori, quindi per i miei colleghi, ma sono dei consigli per mettere le persone non addette ai lavori nelle condizioni di poter tagliare i capelli in casa e di farlo senza creare troppi danni. Consiglio sempre di fare un taglio dal parrucchiere, ma dato che so che molti di voi lo farebbero a prescindere, vi mostro come fare per cercare di ottenere il risultato migliore possibile in casa. Per questa tecnica utilizzeremo gli elastici, quindi taglieremo anche oggi i capelli utilizzando gli elastici. Perché gli elastici? Perché questa è una tecnica che secondo me vi consente di gestire meglio i capelli da soli e di non fare quindi troppi danni. Allora, la prima cosa che farò è quella di creare una separazione, una linea, che parte più o meno dal centro del sopracciglio e va verso la zona posteriore. Una linea di questo tipo, quindi centro sopracciglio verso la zona posteriore. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, centro sopracciglio, vado verso la zona posteriore. Ed ottengo una situazione di questo tipo. A questo punto creo un quadrato, quindi traccio una linea. In questo punto. E ottengo un quadrato in questa zona. Pettino benissimo i capelli e posiziono il mio primo elastico. Lo posiziono al centro del mio quadrato. Mi sposto nella zona laterale. Continuo la mia riga, quindi parto qui dall'angolo del mio quadrato e vado giù fino a dietro l'orecchio, ottenendo un rettangolo in questo caso. Pettino bene i miei capelli e posiziono il mio elastico più o meno al centro del rettangolo, ma spostandolo leggermente verso l'alto. Ora vi spiego meglio. Per capirci, il centro è questo, l'ho posizionato leggermente più in alto rispetto al centro. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi proietto giù la mia riga, pettino bene bene i miei capelli e posiziono il mio elastico in questo modo. Adesso passiamo alla zona posteriore. Pettino bene bene i miei capelli. E dovrò dividere la zona posteriore in tre parti. Una parte centrale, che partirà dal mio quadrato, quindi da qui, e due zone laterali. Traccio la mia linea partendo sempre dall'angolo del quadrato, scendo verso il basso. Arrivo fino a giù, fino in fondo, in questo modo, e intanto isolo i miei capelli laterali. Dovete essere precisi, dovete perdere un po' di tempo su quelle che sono le divisioni, ma una volta fatte le divisioni, praticamente fare il taglio è un gioco da ragazzi. Quindi mi raccomando, dedicate del tempo e della precisione a fare le vostre divisioni perché otterrete un ottimo risultato. A questo punto faccio la stessa cosa, quindi traccio una linea che dall'angolo del mio quadrato arriva fino alla nuca, quindi fino alla zona bassa. Ed ottengo una situazione di questo tipo. Si crea quasi uno spicchio, come vedete. Anche in questo caso isolo la mia zona laterale ed ora posiziono i codini nelle mie sezioni. Creo un altro quadrato in questa zona, quindi adesso ho
tutto questo rettangolo centrale, da qui prendo il mio quadrato, pettino bene i capelli e posiziono al centro il mio elastico. Prendo un altro quadrato e posiziono un altro elastico e nell'ultimo quadrato posizionerò il mio elastico più in alto che posso. Quindi per capirci in questo punto qui, non al centro del quadrato ma in alto. Così. Adesso nella zona laterale creiamo un triangolo, quindi partiamo dall'angolo del nostro quadrato e arriviamo sull'angolo dell'altro quadrato, qui dietro l'orecchio, e creiamo questo triangolo. Anche in questo caso posiziono il mio elastico leggermente più in alto rispetto al centro del triangolo. Come vedete siamo nella stessa altezza dell'altro elastico. Creo un altro triangolo in questa zona, posiziono l'elastico al centro e nell'ultimo rettangolo, qui nella zona bassa, posiziono il mio elastico sempre molto in alto, come abbiamo fatto nell'ultima sezione bassa centrale. Pettino bene i capelli. Facciamo le stesse divisioni dall'altra parte, quindi triangolo nella zona superiore. Una volta ottenuto questo tipo di divisione, possiamo procedere con il taglio. Come vedete, per ottenere un buon risultato bisogna essere molto precisi ed è per questo che vi consiglio di fare un taglio da un professionista. In ogni caso, se volete provare e se sarete precise nelle vostre divisioni, seguendo bene le mie indicazioni, otterrete un ottimo risultato. Ho deciso che questa sarà la mia unità di misura, sono 20 cm e come vedete rispetto al taglio che ho adesso devo tagliare abbastanza, soprattutto in alcuni punti, e taglierò tutte le ciocche a questa lunghezza, quindi posiziono il pettine sull'elastico, prendo la misura e taglio. Farò questa cosa su tutte le ciocche allo stesso modo. Mi pettino i capelli, mi posiziono, prendo la misura e taglio. Posiziono, misura e taglio. A questo punto possiamo togliere tutti i nostri codini e vediamo il taglio realizzato. Ho tolto gli elastici, adesso asciugherò la mia testina, utilizzerò un prodotto chiaramente per i capelli mossi e vedremo insieme il risultato finale. Abbiamo terminato di asciugare il nostro taglio e questo è il risultato finale. Come vedete, a differenza della scalatura che avete visto nell'altro video, è una scalatura molto diversa come forma perché è molto esplosiva, è molto più rotonda. Per questo vi dicevo, per le ricce soprattutto, fate attenzione a questo tipo di tecnica perché ottenete una forma molto rotonda. Chiaramente per tutte coloro invece che amano queste forme e che vogliono questo tipo di volume, possono utilizzare tranquillamente questa tecnica. Come sempre, se avete delle domande da farmi rispetto a questo argomento, scrivetele qui sotto il video e vi risponderò al più presto. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto per essere sempre aggiornati sui miei video tutorial. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!